volete un gioco che sia un po' Max Payne, un po' Strangler, ma anche Tomb Raider e Prince of Persia, e perché no anche Mad World, dovete assolutamente provare Wet, uscito su PlayStation 3 e Xbox 360. Se questo strano mix vi interessa, non dovete assolutamente perdervi la nostra video recensione. Avanti, non facciamo aspettare troppo il capo. Il lungo prologo iniziale, proprio come in un film di James Bond, ci racconta le vicende di Ruby Malone, killer a contratto, che viene ingaggiata per recuperare un cuore rubato per riportarlo ad un malavitoso in attesa del trapianto. Un anno dopo, lo stesso boss gli affida la missione di riportare sulla retta via il figlio impazzito dal troppo potere e che sta mettendo a repentaglio l'azienda di famiglia. La storia è quindi un semplice canovaccio per mettere in scena una sequela continua di sparatorie in giro per il mondo, in cui c'è poco spazio per la narrazione, a parte i sagaci commenti della bella Ruby che punteggiano coloritamente ogni proiettile andato a segno. Il tuo istinto dovresti seguirlo più spesso. Quel bastardo al mio contenitore. Avanti. Wet è un classico sparatutto in terza persona debitore verso titoli come Max Payne e Stranglehold, ma viste le capacità atletiche dell'eroina, aggiunge al tutto una parte ginnica alla Prince of Persia, con in più un pizzico di Tomb Raider. Le peculiarità di questo tipo non sono purtroppo molte. Il level design è concepito affinché si possano sfruttare specifici appigli, cavi, ostacoli o passaggi durante le sparatorie. Di fatto, viene incentivata l'esplorazione delle aree soprattutto in verticale. È un approccio il meno statico possibile all'incedere della protagonista. Ma soprattutto, ogni salto, ogni scivolata della nostra killer attiva uno slow motion durante il quale Ruby mira automaticamente al bersaglio più vicino con una pistola, mentre il giocatore può fare fuoco con l'altra su un secondo bersaglio mirato tramite stick. Interessante è anche il modo in cui il gioco valuta il giocatore, con i punti stile elargiti per le evoluzioni di Ruby che ricaricano la barra dell'energia, ma che possono essere anche spesi tra un livello e l'altro per sbloccare nuove mosse e armi e per gli upgrade al proprio arsenale, spade o armi da fuoco che siano. Purtroppo qui finiscono i plus del titolo, visto che il tutto è estremamente ripetitivo, sia da un punto di vista dell'azione di gioco vera e propria, sia della ripetitività dei livelli e degli obiettivi degli stessi. Non bastano le spettacolari sezioni che ruotano tutte intorno a lunghe combinazioni di quick time event, nelle parti alla No More Heroes o Mad World, in cui tutto vira su rosso sangue. I livelli si ripetono purtroppo senza soluzione di continuità, uccidere tutti o distruggere in specifiche arene degli interruttori. Punto e basta. Così per circa 8 ore di gioco. Da un punto di vista grafico, Wet è un prodotto discreto ma con sporadici ma notevoli cali di frame rate. Il motore 3D muove numerosi modelli poligonali contemporaneamente, purtroppo non sempre ben costruiti, il migliore dei quali è senz'altro quello di Ruby, animato ottimamente e decisamente fluido e realistico nei movimenti.
Anche il level design è altalenante. Parte bene con il magnifico esempio della magione inglese nelle prime battute, per poi stancamente finire con una serie tutta uguale e anonima di magazzini e locali al chiuso. Decisamente d'impatto è il filtro che dona al gioco un look cinematografico da vecchia pellicola anni 80. Un po' meno è l'intelligenza artificiale, che fa il suo lavoro contando più sulla forza bruta che sull'acume tattico, mentre piacevole e azzeccato è il comparto sonoro, roccheggiante al punto giusto e con un lavoro di doppiaggio ben fatto, ma in alcuni casi molto molto scurrile. Porca puttana! Cosa devo fare per ucciderti? Non sono sicura che tu ne abbia. Wet è un titolo solo discreto. Funziona come action game, le acrobazie di Ruby si spostano bene alla natura shooter del gioco e il design, spesso intelligente delle varie ambientazioni, permette al giocatore di dar sfogo alla sua fantasia omicida. Purtroppo, però, il titolo è troppo ripetitivo e alla lunga diventa noioso e poco gratificante. Nelle poche interessanti sfide che si sbloccano mano a mano, né tantomeno l'assenza di una qualsiasi modalità multiplayer, possono mitigare questa sensazione. A ciò si aggiunge anche un comparto tecnico appena sufficiente. Alcuni buoni spunti ci sono, insomma, ma se Ruby si è bagnata, è successo soltanto per aver fatto un buco nell'acqua. Maledetta! Maledetta! Mi vuoi lasciare così? Maledetta! No! Era meglio se ti fermavi, non sento più le gambe.